caso ci troviamo di fronte a una situazione, direi, veramente imbarazzante, emblematica. Abbiamo due istituzioni a livello europeo che stanno cercando di dare un giudizio sullo stesso fatto, su quanto il glifosato possa essere cancerogeno. Abbiamo lo IARC, che dipende dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, e l'EFSA, che invece è un organo della Commissione. Non è possibile che di fronte a un dato oggettivo, che dovrebbe essere oggettivo, di pericolosità di una sostanza, si abbiano giudizi diversi. E non va bene perché? Perché di fronte a questa possibilità un organo come la Commissione europea, che dovrebbe tutelare i suoi cittadini, altro non fa che prendere quello che è il giudizio che in quel momento gli comoda. E guarda caso, quando parliamo di pesticidi piuttosto che di OGM, l'orientamento politico è sempre a tutela delle multinazionali e pare mai a tutela della salute del consumatore. La differenza sostanziale riguarda il fatto che lo IARC, che è quindi un organismo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, faccia una valutazione della letteratura scientifica ad oggi presente e non si basa quindi su nuovi dati che vengono probabilmente proposti dallo stesso settore industriale, come in questo caso da parte della Monsanto, cosa che invece fa l'EFSA, perché l'EFSA nelle sue revisioni scientifiche molto probabilmente attinge da nuovi dati che non sono appunto presenti nella letteratura scientifica. Per questo motivo è probabile pensare che vi sia ovviamente una certa tendenza a dare più credito a ciò che viene detto da parte del mondo industriale piuttosto che da parte del mondo scientifico. Beh, assolutamente di positivo per lei c'è di non vedere sospeso l'utilizzo del suo prodotto per i prossimi 10 anni. A questo punto a noi non interessa più entrare nei piccoli dettagli e quindi stare a disquisire sul fatto di quanto utilizziamo di quella sostanza, sulle prescrizioni e via dicendo. Ormai i dati scientifici ci dicono che quella molecola fa male, è probabilmente cancerogena, e questo per noi è sufficiente per andare oltre. Noi dobbiamo proporre un nuovo modello agricolo, un nuovo utilizzo delle sostanze che non devono fare male alla popolazione e ai cittadini. Quindi dobbiamo andare avanti e per questo noi combatteremo. Un altro dato che è importante segnalare è il fatto che sia la stessa Commissione europea che proprio qualche settimana fa, durante un'audizione in Commissione Ambiente, ci ricordava di come sia difficile trovare degli esperti che non abbiano tuttora dei legami con il mondo industriale. Questo chiaramente rende chiara l'idea di come certe valutazioni, anche scientifiche, possano in qualche maniera ogni tanto chiudere un occhio sul risultato. Stiamo veramente proteggendo la salute dei cittadini europei e proteggiamo l'ambiente? Questa è una domanda che noi continuamente ci poniamo e alla quale non possiamo non dare una risposta chiara e forte. Quando la Commissione europea proporrà il rinnovo dell'autorizzazione del glifosato, noi come Movimento 5 Stelle in Parlamento europeo ci opporremo con tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione.